Sei proprio sicuro di conoscere Milano? Lo sai che in città c'è una statua dedicata a un pittore che non esiste? Il monumento dedicato a Leonardo da Vinci, che si trova in Piazza della Scala, fu realizzato nel 1872 dallo scultore Pietro Magni. La figura di Leonardo campeggia in alto, circondata da quella dei suoi quattro discepoli più famosi. Lo scrittore della Scapigliatura, Giuseppe Rovani, definì questo monumento un liter in quater, un litro in quattro, perché secondo lui Leonardo assomigliava a un bottiglione di vino e i quattro discepoli che lo attorniavano gli sembravano i bicchieri da cui quattro immaginari e giganteschi avventori erano pronti a bere. Il monumento è così complesso che ci vollero 13 anni per completarlo. Nonostante i lunghi tempi di lavorazione, contiene un errore incredibile. Se infatti guardiamo le statue che circondano il grande Leonardo, troviamo i nomi dei suoi più famosi discepoli: Marco Doggiono, Cesare da Sesto e Giovanni Antonio Boltraffio. La quarta statua è invece dedicata a un certo Andrea Salaino, un pittore che non esiste. Quella statua doveva essere dedicata all'allievo favorito da Leonardo, Gian Giacomo Caprotti, che tutti chiamavano Salai. La confusione tra i nomi nasce dalla clamorosa svista di uno storico dell'arte della fine del Cinquecento, Paolo Morigia, che confuse il Salai con Andrea Salerno, che era invece allievo di Cesare da Sesto, e riempì quindi i libri di storia dell'arte con questo inesistente nome. A Milano esiste addirittura una via dedicata a questo pittore inventato. È una traversa di Via Solari. Alla prossima!